Carissimi, oggi il tema è davvero importante. Parliamo del disagio psichico. A questo tema ho dedicato una parte anche del libro, breve, però significativa. Dobbiamo dire che nel 2013 è stata fatta una scelta lungimirante, che è quella della chiusura degli OPG, cioè degli ospedali psichiatrici giudiziari. E teniamo conto infatti che oggi ci sono le REMS, che sono appunto le cosiddette residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e in questo momento ci sono circa 1500 persone con problemi psichiatrici e giudiziari che le abitano. Avremo bisogno di molti più posti, tant'è che adesso ci sono molte persone che sono non più in OPG, alcune appunto 1500 nelle REMS, ma tante anche nelle carceri tradizionali, con problemi sia nella gestione che proprio nel disagio che loro stessi vivono. Ma vorrei proprio incontrare una persona che ha fatto questa esperienza. Maurizio, anche la sua storia è presente nel libro Carcere, l'alternativa possibile. Ecco, Maurizio, vi dico come è venuto a casa nostra, c'è anche nel mio libro, è arrivato con i capelli lunghi, molto più magro di come oggi lo vedete, e accompagnato, non ha detto una parola. L'unica parola che ha detto alla mia domanda: vuoi rimanere qua? Lui ha risposto sì. E l'altro particolare che vi voglio raccontare è che quelli dell'ospedale che lo hanno accompagnato hanno detto: lui più di 3 ore non può stare in piedi perché ha bisogno di riposarsi, e normalmente stava sempre nella brandina e nel letto. Ma Maurizio, invece tu sei arrivato e hai fatto subito una cosa bellissima. Il giorno dopo sei andato, dell'orto. Hai tolto la maglia e sei andato nell'orto. Dell'orto a lavorare. A lavorare. Ma dici un po', come hai vissuto te la tua esperienza? Perché sei stato finito in carcere? Perché, in fin dei conti, non è che per dire, ma che vendevo l'eroina, sai come, pigliavo un po' di soldi in più e li guadagnavo bene, insomma. Però adesso, pensandoci, dopo tanti anni, per me ho fatto una grande... Posso dirla? Ma insomma, no, di cavolata. Cavolata, ecco. E via, insomma. Senti, Maurizio, ma te hai fatto 17 anni di carcere. 17 anni di carcere. E poi perché ti ha messo in OPG? Perché, guardi, sono arrivato al punto che loro non sapevano dove mettermi e mi hanno messo lì. Però lì, bene o male, sinceramente, si stava male, naturalmente. Però dopo un anno e mezzo mi hanno messo a lavorare, forse di fare le domandine, di dire che non ho una lira del libretto, e mi hanno messo a lavorare, insomma, 3 ore la mattina, 1 ora e mezza la mattina, 1 ora e mezza il pomeriggio, insomma, lavoravo. Ok, però non vedevi l'ora di uscire. Mancherebbe altro, sei sempre... Ti però vedi che gli era bene, che eri aperto dalla mattina alle 8, sì, fino alle 8 della sera aperto. Sì, restavi, sì, nel corridoio, li camminavi lì. Ok. Io facevo quell'1 ora e mezza la mattina. Noi non vogliamo assolutamente parlare male della polizia penitenziaria, dei direttori di queste carceri. Queste realtà sono, diciamo così, brutte da vivere, ma le persone che vi lavorano possono essere degli eroi o addirittura, dico sempre io, dei santi. Ecco, Maurizio, ma poi com'è stata la permanenza in comunità? Che cosa ti ha dato? No, qual è la differenza? No, io, secondo me, la comunità mi ha dato molto dato, ma che devo ringraziare Giorgio, come ero messo maluccio, ma veramente male. Lui mi ha dato la possibilità di tirarmi su, ma mi ha tirato su bene. Adesso ho fatto un anno alla stalla, ho fatto un anno all'orto, ho fatto 7-8 anni i formaggi, dopo che un amico veramente subito mi aveva detto di no, però adesso siamo grandi amici, siamo io e Antonello, usciamo. Antonello è il casaro che, quando ha visto che io facevo i colloqui, ha detto: non vorrai mica prenderlo. Io ho detto: l'ho già preso, ho già detto di sì. E niente, poi sono diventati effettivamente dei grandi amici. E poi com'è stata la permanenza? Dai, quindi continua. Bene, bene, ma sinceramente adesso, per esempio, ho gli animali da curire, ho le caprette, ho l'asino, ho i maialini. Quindi quanti anni è che sei qua con noi? 11 anni. Ma 11 anni. Maurizio, tantissimo. 11 anni e 3 mesi. E come sono quest'atti, quindi? Alla fine cosa puoi dire? Io posso dire, guarda, adesso non è che mi voglio vantare, però questi 11 anni e 3 mesi
è più bella vita che ho fatto qua dentro che qua dentro. Fuori ho fatto danni, per carità, non voglio dire di no, però ultimamente che sono qua da 11 anni, 3 mesi, veramente mi trovo bene e spero di restare. È un'espressione molto forte quella di dire sono gli anni più belli, belli della mia vita. Ma cos'è che perché hanno reso bella la tua vita? Perché almeno mi ha dato la possibilità di lavorare, capirmi quando che è ora, per esempio Antonello che mi conosci da 11 anni, sai i miei difetti, sai, ecco, tutto. Io vorrei dire proprio questo, è la relazione che ha reso la vita di Maurizio bella ed è la relazione che ha fatto sì che Maurizio, da persona pericolosa che era, è diventato non un problema da gestire, ma addirittura una risorsa per la comunità. E qua per la comunità è davvero una risorsa, non per il lavoro che fa, ma per la persona che è. Ecco, allora guardare la persona incarcerata con occhi diversi, guardare anche la persona con problematiche psichiatriche con occhi diversi. Ecco, Maurizio per noi è una risorsa. A questo voglio aggiungere quello che è un po' il disagio psichiatrico. Pensate che nel 2019 il dato è, ma è sempre vero, il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psichiatrici e l'1% della popolazione generale in Italia ha questi problemi, in carcere appunto il 4%, mentre il 65% all'interno delle carceri convive con un disturbo della personalità, il 13% con una vera e propria depressione. E ricordiamoci che il 18 volte superiore alla società civile è il tasso dei suicidi. E lo scorso anno, quindi nel 2022, ci sono stati 86 persone che si sono suicidate e a queste si aggiungono 6 della polizia penitenziaria. Questo è per dire che appunto il disagio psichico è un disagio enorme che oggi si trova non solo nella società ma soprattutto nelle carceri, e quindi polizia e educatori si trovano a dover affrontare un problema che è in crescendo, e su questo ci dobbiamo fare una grossa riflessione. All'interno delle carceri si parla del carrello della felicità, e cioè pensate che tutte le sere, diciamo così, lo Stato regala gocce e pasticche contro ansia, angoscia e depressione, e circa il 50% delle persone in carcere ne fa uso. Ovvio che negli ospedali psichiatrici era l'uso, mi viene da dire anche l'abuso di queste sostanze enorme. Il 75% della popolazione detenuta comunque fa uso, anche solo per dormire, di sedativi, quindi l'uso è veramente esagerato. E poi mi dicevi, Maurizio, che c'è un commercio all'interno del caso. Sì. Te come facevi? Come io usavi queste pasticche? Adesso ti faccio un esempio, no? Io mi serviva qualche pastiglia per dormire, andavo da uno, per cortesia stasera me la dai a me, che così da momento, quindi andavo là, gli davo un goccio di caffè, quello che gli serviva, e facevamo cambio. Ma te è vero che menavi dentro il carcere? No, io perché a guardarti non sembra. No, scusa, puoi capire che in carcere io non avevo neanche un pacco di sale che costava 1 euro. Sai cosa vuol dire non avere il zero totale, niente di incendio? E quindi cosa facevi? Allora mi combinavo, uno mi diceva Maurizio, fai quel lavoro là, ti do tanto. Quel lavoro là vuol dire andare a menare una persona dentro una cella, lui, questo nel carcere tradizionale, lui eseguiva l'ordine, quindi andava a menare la persona perché magari c'erano stati dei disguidi, menava, lui le prendeva anche, ma nel frattempo aveva assicurato qualcosa, il sale, la pasta, quello che ti serviva, carne, insomma, le sigarette. Ecco, questo è il carcere. Ricordiamoci che ogni anno ci sono 900 atti di violenza denunciati e secondo me più del doppio non denunciati. Quindi ci troviamo veramente di fronte a una situazione di violenza, e nella violenza non si combatte la recidiva si combatte con l'amore. E Maurizio è l'esempio. È l'esempio. Bravo Maurizio. Grazie. Allora carissimi, vogliamo salutarvi tutti, in particolare a tutte le persone che sono ristrette, e oggi vorrei dire in particolare a quelle
che vivono un disagio psichico, io dico coraggio, le soluzioni le dobbiamo trovare, dico agli uomini delle istituzioni, non possiamo lasciare persone come Maurizio dentro questi luoghi, dobbiamo farli uscire e dare loro una speranza. Grazie.